Vorrei tanto apparire più alta, ma non posso indossare sempre minigonne e tacchi. Quante volte te lo sei ripetuta davanti al tuo armadio? È importante sapere che non ci sono soltanto questi due escamotage per rendere la nostra figura visivamente più slanciata, ma tantissimi altri. Oggi ne andremo a vedere 10 che sono da tenere sempre in considerazione nel momento in cui si sceglie l'outfit del giorno. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e una fashion stylist. Iniziamo subito con il primo consiglio, che è il mio preferito, ovvero quello di scegliere un outfit monocromatico. Sono sicura che sarai già a conoscenza di questo trucchetto, ma dimmi la verità, quante volte effettivamente lo utilizzi nei tuoi outfit quotidiani? Secondo me non abbastanza. I più comuni sono gli outfit total black, soprattutto durante l'inverno, ma a me piace molto sperimentare anche con il total white, soprattutto durante la primavera e estate. Non dimenticarti poi che puoi creare veramente outfit monocromatici con diverse sfumature del tuo armadio. Scegli il tuo colore preferito, il mio per esempio è il verde, quindi mi piace sempre moltissimo indossare questo outfit che vedi qua e veramente sbizzarrisciti con ciò che ti piace di più. Interrompo un attimo il discorso per parlare insieme a te dell'importanza degli accessori all'interno di un outfit molto basic e in particolare di come i gioielli possano effettivamente rivoluzionare l'intero look. Ti sarai resa conto anche tu di come le mie mise siano rese speciali dalle collane che indosso, collane che sono firmate Impira. La scorsa settimana, infatti, è uscita la nuova collezione che puoi trovare disponibile sul sito www.impirastore.com. Ci tengo moltissimo perché secondo me le foto e video non sono mai abbastanza veritieri, non dimostrano la bellezza di queste collane, di questi bracciali che sono unici nel loro genere. L'aspetto più interessante, a mio parere, di Monil Impira è il fatto che nessun altro possiederà la tua stessa collana o il tuo stesso bracciale, proprio perché ogni pezzo è realizzato a mano, le perle sono in vetro di Murano e anche se il modello è lo stesso, la perla si caratterizzerà per delle sfumature, delle venature, il bagno di colore che la renderà sempre diversa e unica. Io ti lascio il link diretto nell'info box, nella speranza che tu possa trovare il tuo Impira in modo tale da rendere unico ogni tuo outfit e soprattutto per distinguerti dalla massa. Mi raccomando di ricordare che per outfit monocromatico non si intende unicamente una sola shade di colore, quindi non soltanto il verde oliva dalla testa ai piedi, ma volendo sfumature diverse di verde. L'importante è che il contrasto non sia mai eccessivamente alto. Se ti piace l'idea dell'outfit monocromatico ma non hai i capi delle colorazioni giuste all'interno del tuo guardaroba, ricordati che scegliere la scarpa di un colore molto vicino a quello del pantalone aiuta a slanciare la figura. Per la parte superiore puoi scegliere un maglione, un top, una camicia che si avvicini al pantalone ma che non per forza faccia parte della stessa palette. Quindi per esempio potresti scegliere, non lo so, un pantalone beige e un maglione bianco panna. Vedrai che l'effetto sarà molto carino e soprattutto ti aiuterà a slanciare la fisicità. Per chiudere, l'outfit monocromatico, come sai, è un look sempre molto elegante, sofisticato, formale, che si adatta davvero a moltissime occasioni. Scegli il tuo colore e rendilo protagonista del tuo look. Il secondo consiglio, rimanendo sempre in tema colori, riguarda la scelta della cintura, in particolar modo della sua tonalità. Per slanciare la fisicità è bene scegliere la cintura dello stesso colore del pantalone. In questo modo non ci sarà alcun distacco e la figura sembrerà ancora più slanciata e in qualche modo anche le gambe più lunghe. Quindi mi raccomando, tieni sempre in considerazione questo piccolo consiglio perché può essere davvero molto utile. Il mio terzo suggerimento prende in esame la lunghezza delle maniche, dei tuoi maglioni, delle tue giacche, dei tuoi blazer e in generale di tutti i capi per la parte superiore. Quante volte fai attenzione alla lunghezza della tua manica nel momento in cui compri un nuovo capo? Secondo me non abbastanza, perché la lunghezza della manica è veramente fondamentale. In particolar modo ti invito a notare la prossima volta come le maniche a tre quarti riescano a dare più respiro alla figura e quindi in un qualche modo a slanciarla otticamente molto di più rispetto alle maniche lunghe. Vero che dipenderà moltissimo anche dalla lunghezza del tuo braccio e dalla tua fisicità in generale, ma ciò che devi assolutamente evitare sono le maniche troppo lunghe, quelle che vanno a nascondere parte della tua mano, perché non faranno altro che rendere la tua figura più piccolina e soprattutto andranno a infagottarla molto
moltissimo, quindi avremo esattamente l'effetto contrario. Questo consiglio è valido non soltanto per le mezze stagioni o l'estate, ma anche durante l'inverno, perché quando hai dei maglioni molto grossi, ampi e magari anche leggermente oversize, alzare le maniche renderà la tua figura in un batter d'occhio molto più alta e esteticamente più bella, fidati di me. Puoi ovviamente utilizzare tanti trucchetti, il mio preferito è quello di indossare un elastico sopra il maglione o la giacca in questione e alzare la manica in modo molto naturale, in modo tale che non tenda a scendere durante la camminata o durante le attività della giornata. Il mio quarto consiglio, e qua saranno felici le fan delle lunghezze maxi, riguarda proprio la scelta dei cappotti e dei soprabiti in generale, che aiutano proprio a slanciare la fisicità, che sono, forse non lo diresti mai, quelli maxi, quindi cappotti, trench e in generale spolverini che arrivano sotto al ginocchio all'altezza caviglia. A me personalmente piacciono moltissimo e devo dire che io li utilizzo effettivamente tanto, sia durante l'inverno ma anche durante le mezze stagioni, un po' meno d'estate, ma risolvo con gli abiti lunghi. Infatti le lunghezze maxi fanno sì che non ci siano interruzioni all'interno della nostra figura e che quindi la nostra fisicità appaia tutt'uno. Questo fa sì ovviamente che di conseguenza risulti molto più slanciata, soprattutto se scegliamo delle scarpe non a contrasto. Quindi per esempio se indosso un cappotto nero, solitamente lo abbino con uno stivale nero in modo tale che proprio non ci sia nessuna interruzione. Con il trench beige gioco un po' di più, magari scelgo la scarpa bianco panna oppure abbino un jeans chiaro, senza però andare mai a creare dei contrasti estremamente alti. In questo modo vedrai proprio come la fisicità risulti completamente diversa e appunto molto più alta. Il quinto consiglio accontenta chi le lunghezze maxi proprio non le sopporta. Infatti niente paura, perché per rendere visivamente la nostra figura più alta vanno benissimo anche le lunghezze crop, in particolare quelle che si fermano all'altezza dei fianchi o poco sopra oppure sul punto vita. Lo saprai benissimo, indossare un pantalone a vita alta con una giacca crop è l'ideale per rendere la nostra figura visivamente più slanciata. Gli abbinamenti che puoi creare sono davvero infiniti, spesso e volentieri però mi viene detto: Sara, a me non piace mettere in mostra il mio lato B o comunque le mie gambe, i miei fianchi. Come fare allora? Scegliere semplicemente il pantalone del modello corretto. Non optare per un jeans skinny o un pantalone particolarmente aderente, ma scegli piuttosto un pantalone palazzo, un pantalone bootcut più morbido proprio all'altezza dei fianchi e che soprattutto poi visivamente vada a creare un bellissimo equilibrio tra la parte superiore e quella inferiore. Ricordati poi il potere dei colori, quanto sono in grado di cambiare la percezione delle persone che ci guardano, quindi per esempio per la parte inferiore scegli un pantalone scuro e per la parte superiore invece scegli una tonalità più chiara, che quindi vada a catturare l'attenzione di chi abbiamo davanti. Il sesto suggerimento vede come protagonista la scarpa nude. Sono sicura che anche tu, come me, sappia perfettamente l'importanza della calzatura nude, di quanto sia in grado veramente di cambiare la percezione della nostra gamba, del nostro piede e di conseguenza proprio della nostra altezza. Ma sono anche certa che magari tu, come me, non hai nessun paio di scarpe nude all'interno del guardaroba. Non so perché, ma non mi sono mai convinta a comprare una scarpa nude, forse perché trovare il nude perfetto è molto difficile. Ricordati infatti che ognuna di noi è un incarnato diverso e il nude deve corrispondere al nostro incarnato nel modo, diciamo, più preciso possibile. Se compriamo un nude diverso dal nostro, andrà a finire che l'effetto sarà completamente il contrario, perché si noterà talmente tanto che andrà a spezzare la nostra figura e quindi a interrompere quella linea continua che invece noi ricerchiamo. Dunque, una volta che hai trovato la scarpa perfetta nude, non lasciartela scappare, perché soprattutto per quanto riguarda i décolleté o i sandali nude, secondo me quindi da sfruttare durante l'estate, le mezze stagioni o per occasioni più eleganti, sono veramente utili perché risolvono la maggior parte dei problemi. Non sappiamo cosa mettere con un vestito, scarpa nude. Non sappiamo che cosa mettere con quei pantaloni capri che non ci convincono, ci tagliano un po' la gamba, scarpa nude andrà sicuramente ad aiutare e a slanciare. Insomma, possono essere effettivamente una buonissima soluzione. Poi ricordati, è un mio parere, però secondo me le scarpe nude più belle sono appunto le décolleté, i sandali, i mocassini, le ballerine. Trovo meno belli gli stivaletti, a
meno che non siano proprio esteticamente ben fatti. Quelli in camoscio mi disturbano un po', mi sanno molto di prodotto economico, un po' cheap, non lo so, non mi convincono mai. Però forse sono io che non ho trovato la scarpa perfetta. Proseguiamo poi con il settimo consiglio, ovviamente le scarpe a punta, quindi rimaniamo in tema calzature, questa volta però parlando della forma della scarpa stessa e di quanto effettivamente anche la punta della scarpa faccia la differenza. Una scarpa appuntita tende a regalare tantissimi centimetri in più, proprio visivamente parlando non serve il tacco, una ballerina a punta e una ballerina tonda saranno completamente diverse. Infatti il mio consiglio è scegli la scarpa a punta, ovviamente sono quelle un po' più scomode perché chi bella vuole apparire un poco deve soffrire rispetto soprattutto a quelle che hanno punta tonda o punta quadrata, ma l'effetto visivo è completamente diverso, cioè andranno proprio a renderti l'immagine più slanciata, soprattutto se poi scegli la scarpa e il pantalone dello stesso identico colore. Bellissimi gli stivaletti a punta, ma anche le décolleté, a me piacciono gli stivali, per non parlare dei sabots. Abbiamo tantissimi modelli di scarpe a punta, con la punta appuntita starà soltanto a te scegliere e capire cosa puoi effettivamente portare nella vita di tutti i giorni. Con l'ottavo consiglio rimaniamo ancora un attimo in tema calzature e parliamo di un grandissimo alleato per l'inverno, ovvero lo stivale cuissard. Anche questo, esattamente come tutto ciò che abbiamo nominato fino ad adesso, aiuta a slanciare la figura, proprio perché non interrompe questa linea continua che noi ricerchiamo. Ovviamente per accentuare ancora di più l'effetto ti consiglio di scegliere sempre lo stivale di un colore molto simile del pantalone o del maxi maglione o del vestito che stai indossando. Poi anche se non è esattamente lo stesso, l'effetto slanciante ci sarà comunque. Puoi indossare gli stivali cuissard in tanti modi, appunto o con le lunghezze mini rendendo lo stivale protagonista, oppure sotto una lunghezza maxi, quindi per esempio su un vestito con un bello spacco laterale o centrale. Mi piace anche l'effetto del vedo non vedo, quindi lasciare l'abito protagonista e lo stivale in secondo piano. Ad ogni modo aiuta molto, io ti consiglio di fare l'acquisto o comunque di pensare all'acquisto, provarli e valutarli nell'insieme poi a seconda di quello che hai nel tuo guardaroba. E il penultimo suggerimento riguarda le scollature e in particolare dell'effetto incredibile che hanno le scollature più profonde, in particolare per esempio la scollatura a V sul nostro busto e poi in generale sulla nostra immagine, soprattutto se vengono confrontate con delle scollature molto accollate e chiuse. Quindi la scollatura V slancia non solo il busto appunto, ma poi nel complesso la nostra figura. Ti suggerisco una scollatura che non per forza sia estremamente profonda. Nella vita di tutti i giorni puoi usare per esempio una scollatura come questa che ho io, oppure una ancora più accollata. L'importante è che ci sia sempre un po' di respiro sul décolleté. Tenere, diciamo, delle parti del corpo scoperte aiuta a rendere più longilinea la nostra immagine. E l'ultimissimo consiglio che ho per te oggi, fondamentale, forse il più importante da tenere presente, riguarda le proporzioni, in particolare quello dell'un terzo per la parte superiore e i due terzi per la parte inferiore. Questo vuol dire che sceglierò sempre un pantalone o una gonna o un abito a vita alta, che quindi allunghi visivamente le mie gambe, e opterò per la parte superiore per dei maglioni, delle camicie, dei top che in generale siano crop o che comunque io possa rimborsare all'interno del mio pantalone o della mia gonna. In questo modo la figura sarà perfettamente bilanciata ed esteticamente più snella e longilinea. Prima di passare alla conclusione ci tengo a ricordarti velocissimamente che nell'info box trovi il link per scoprire la collezione d'Impira. Mi raccomando, perché le quantità sono davvero limitate, siamo agli ultimi pezzi, dunque se c'è qualcosa che ti piace non lasciartelo scappare adesso che hai la possibilità di aggiudicartene uno, perché poi mi scrivi: Sara, ma quando esce la nuova collezione? Quando sarà il nuovo riassortimento? Adesso è a tua disposizione. Ecco quindi i miei consigli, spero che ti siano stati utili. Ti ricordo nell'info box tutti i link, fammi sapere un po' quali sono gli escamotage che utilizzi tu per allungare, diciamo così, visivamente la tua figura. Io ti ringrazio nuovamente, ti ricordo come sempre di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!